Ed eccoci qua a un'altra puntata di domande di colloquio. Qui cos'è che dobbiamo fare? Ci arriva una carta di credito e questa banca super importante dice: oh, mi trovi un modo per oscurare tutti i caratteri di questa carta di credito e lasciare solo visibili gli ultimi 4? Anzi, qualunque essa sia la stringa che ti arriva, tu devi lasciare visibili solo gli ultimi 4 caratteri e cancellare tutti gli altri. Io come sempre ti ricordo che se ti piacciono questi tipi di video e trovi il contenuto utile, faccelo almeno sapere con un like o un'iscrizione, perché ci aiuta a capire che questi contenuti piacciono, e magari anche qualche commento, insomma, per farci capire e aiutarci anche con il canale, così viene visto anche da altri Code Brothers potenziali. Abbiamo la nostra stringa, in questo caso è cane bastonato, poverino, poi la cambiamo, anzi dai, facciamolo diventare un cane blasonato, ecco, ora ci troviamo meglio, CTRL V doppia e CTRL V su IntelliJ. Cane blasonato, noi dobbiamo lasciare quindi solo nato. Come possiamo fare? Ti ho voluto far vedere due metodi, in particolare il secondo ha una regex. Ok, le regex fanno paura a tutti, fanno paura anche a me, anzi, quando tu utilizzi una regex per risolvere un problema, ti ritrovi con due problemi, anche come scrivere la regex. Ma noi siamo pro grammatori, quindi vediamo come fare. Allora, caso numero 1. Intanto dico, senti, ma questa creditcard.length, quindi la lunghezza di questa stringa, di questo numero sotto forma di stringa che mi arriva, è almeno maggiore di 4, se no non mi serve neanche fare l'operazione. Scusa, devo lasciarti visibili gli ultimi 4 caratteri, se non è maggiore di 4, ti ritorno subito la credit card, no? La stringa che mi arriva in input. Ma se invece ho una lunghezza maggiore di 4, com'è che faccio? Allora, intanto te li devo rimpiazzare tutti con cancelletto, ok? Questa è l'indicazione che mi hanno dato. Quando devo oscurare i caratteri, li rimpiazzo con cancelletto e quindi faccio cancelletto repeat. Quindi, ripetimi questo cancelletto quante volte? Count, mi dice. Creditcard.length, meno 4, no? Quindi, la lunghezza di questa stringa che mi arriva, tranne gli ultimi 4 caratteri, che devo lasciare visibili. E ora che te l'ho ripetuto tutto questo numero x di volte che non so quanti siano, so solo che mancano gli ultimi 4 caratteri, che devo fare? Aggiungere gli ultimi 4 caratteri. Quindi concatenerò creditcard.substring e poi beginIndex creditcard.length meno 4. Quindi ci concateno, prendendomi la substring, ok, gli ultimi 4 caratteri. Ed ecco che cane blasonato mi ritornerà nato, ok? Vediamo la seconda soluzione, quella con Maskify, con due Y che utilizza una regex. Allora, intanto le regex fanno sempre molto figo, ma uno, pochissimi le capiranno all'interno del tuo codice se non sei in un ambiente di pro grammatori, e numero due, non sempre sono la soluzione più efficiente, anzi, guarda qua, ti ho pure scritto inefficiente perché per ogni carattere controllo se ne ho altri 4 davanti a me. Ma in che senso se ne ho altri 4 davanti a me? Non hai mai visto le regex probabilmente e addirittura nemmeno io. Quindi vediamo di capire cos'è sta cosa. Punto. Punto significa qualunque carattere, ok? Quindi io ti sto dicendo, per qualunque carattere tu fammi la seguente cosa. Questo si chiama positive look ahead, ok? Questo qua, tac, con questa parentesi. Questo è un positive look ahead e vuole guardare di fronte a sé se c'è qualcosa, ok? Quindi, per qualunque carattere, tu guarda davanti a quel carattere se c'è, di nuovo, qualunque carattere, punto, 4 volte. Moltiplicato 4 volte, ok? Questo significa. Quindi una volta che l'abbiamo spiegata, capisci che non è più tanto difficile. Esempio con i potentissimi mezzi del 2022. Se noi abbiamo Warwick per tutti i giocatori di League of Legends, qua un like è d'obbligo. Warwick, parto dalla W doppia. Ehi, ma c'ho 4 caratteri davanti a me? 1, 2, 3, 4. Sì, bene, tu diventerai un cancelletto. Poi passo alla A. Ah, ma ha 4 caratteri davanti a sé? 1, 2, 3, 4. Quindi capisci che è uno schifo, perché per ogni singolo carattere, usando sta regex, io mi metto a guardare davanti a me se ne ho altri 4, lentissimo. Se mi arrivava una stringa da tipo 8000 caratteri, quanto ci stava? 8000 milioni? Probabilmente si spaccava. Ok, quindi facciamo partire e vediamo se ti ho mentito o veramente funziona con cane blasonato. Vediamo cosa ci ritorna.
Nato, quindi ci ha lasciato gli ultimi 4 caratteri. E se ci mettevamo numeri, qualunque roba, e poi cane alla fine, facciamo ripartire. Vediamo cosa ci ritorna. Sempre cane e cane, quindi sta funzionando correttamente. Che dire, spero ti sia piaciuto anche questo video che ho fatto uscire questo mercoledì. Sto cercando di tenere botta più possibile e non era nato come un appuntamento settimanale, ma vedo che sta riscuotendo un certo successo, vedo che anche qualcuno come te o magari qualcun altro mi sta scrivendo per email se posso fare altri video, quindi che dire, sono felice che tornino utili. Fammelo sapere magari anche tu con un bel like, un'iscrizione o anche un commento se hai scoperto qualcosa di nuovo. Io ti auguro come sempre, assieme al mio altro code brother fondatore, il meglio nella vita è nel coding. Al prossimo lunedì, ciao!